Allora, Mameli scrisse così, questo è il Fratelli d'Italia, lo sapete tutti, eh? Fratelli d'Italia, intanto è già un bel, non andiamo sulle parentele, Fratelli d'Italia. L'Italia s'è desta, lo ripete già, Fratelli d'Italia, l'Italia, Italia, perché all'epoca bisognava sentirla che c'era quest'Italia. Dell'elmo di Scipio, bello fare l'esercizio dell'inno d'Italia, è una di... Dell'elmo di, quando lo sentirete, si capirà cosa questo ragazzo di 20 anni, ve lo ripeto, immaginatevi un ragazzo, un figlio vostro, il vostro fratello più piccino, 20 anni, morto, dopo 6 mesi che ha scritto l'inno insieme a Garibaldi nella difesa della Repubblica Romana, per una ferita alla gamba, andata in infezione, all'epoca non c'erano gli antibiotici, morto a 20 anni e 6 mesi circa. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta. Svegliatevi, svegliamoci, l'unica maniera per realizzare i propri sogni è svegliarsi, svegliarsi, quella è l'unica maniera. Fratelli d'Italia, l'Italia c'è desta, dell'elmo di Scipio si è cinta la testa. Ora, Scipio lo sapete tutti, è Scipione, sono dei senari, 6 sillabe, in quartine con rime alternate A, B, C, B. La prima e la terza non fanno rima, la seconda e la quarta sì, eh? Poi c'è la baciata in fondo, quindi sono proprio da marcia. Ci ha provato anche Verdi a musicarla, eh? Che ha scritto l'avete sentito da Albano, quella cosa memorabile di Nabucco, il va pensiero, preveggente, aveva già previsto la fuga dei cervelli, vedi, dall'Italia, va pensiero, aveva già previsto, Verdi era un patriota memorabile, patriota memorabile, Verdi è... Pensate che è stato pure Mazzini, Verdi è grande, e le marcette, c'è Stravinsky, un grande musicista, tutti conoscete, ha detto proprio, c'è più sostanza nella Donna immobile di Verdi che in tutta la tetralogia di Wagner. Ora, era un po' provocatorio, però per dire che la Donna immobile, no, il Duca di Mantova, Rigoletto, è Donna immobile, le marcette, cioè dentro ci può essere una cosa che uno non è capace a fare. Bisogna essere bravissimi per fare queste cose in musica, bravissimi, se no davvero... E quindi la marcetta aveva una sua... Ed è l'unico inno in cui è famoso il paroliere, non il musicista, perché Mameli è quello delle parole, il musicista è Novara. È come dire la Traviata di Piave, non di Verdi, avete capito? Sì, è così, sentite la Traviata di Piave. Quando il paroliere è enorme, ce l'abbiamo stasera un esempio, Mogol, si può dire per dire i giardini di marzo di Mogol, si può, però solo Mogol e Battisti, insomma, è meglio, no? O da Ponte. Dell'elmo di Scipio si è cinta la testa, l'Italia si è svegliata e gli era caduta l'elmo di chi? Di Scipione. Scipione, Publio Cornelio Scipione l'Africano, perché lo nomina? Perché è più grande generale di tutti i tempi. La battaglia di Zama, seconda guerra punica 202 a.C., sapete contro chi? Contro Annibale Barca, il più grande generale del mondo. Due generali così per aspettare una battaglia che ha cambiato le sorti del mondo, vinta dagli italiani. Allora, questa battaglia che ha dato la cultura a tutto l'Occidente. Se Scipione perdeva con Annibale, tutti noi eravamo di cultura fenicia, medio orientali, tutti. Ha influenzato la cultura, nascono sempre da atti d'eroismo. Nessuno combatte col più grande generale, Scipione sì, un italiano. Ci è andato là, ora non mi fate infervorare troppo, sennò divento ridicolo. Però erano italiani, no? Per aspettare due generali di così grande, di enorme... Dopo questa possanza bisogna aspettare 2000 anni, Napoleone, Wellington a Waterloo, che cambiano le sorti del mondo, sono una cosa impressionante. Nascono da atti eroici le cose grandi, come per esempio tutta l'Europa è nato dall'eroismo dei greci d'opporsi ai persiani, un eroismo perché erano pochi, e così come erano pochi i nostri risorgimentali. Dell'elmo e noi abbiamo Scipione, uno dei generali. Deve venire Cesare, Marco Aurelio, Augusto, ma pensate Adriano, Traiano, ma delle grandezze, ogni impero che c'è nel mondo è una pallida imitazione dell'impero romano, pallidissima, hanno inventato tutto il diritto, pensate che cosa, l'architettura, non potete, ma moderno, perché la Grecia è già nel Levantino, il mondo antico, i romani sono già moderni, pensate un po', allora, dell'elmo di Scipio si è cinta la testa, quindi si è messa l'elmo del più grande generale di tutti i tempi, Dov'è la vittoria? Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. È come una dea. Allora, è vero, perché nessun altro luogo del mondo ha avuto un'avventura impressionante, scandalosamente bella come la città di Roma. Nessuno è l'Italia, nessuno al mondo. Non c'è un'avventura così straordinaria.
Qualcuno a volte sbaglia il soggetto, che dice: dov'è la vittoria? Le porga la chioma che è schiava di Roma e Dio la creò. Non è che è schiava di Roma è l'Italia, è la vittoria che è schiava di Roma. Ho sentito un ministro che ha detto: non è schiava di Roma, l'Italia. Non è l'Italia, Umberto. Non vuoi. È la vittoria che è schiava di Roma. Umberto, so se c'è anche tuo figlio Renzo. Il soggetto è la vittoria. Umberto! Allora, poi federalismo è un'altra cosa, parleremo meno del. Allora, perché è proprio una ricomposizione amorosa all'unione dell'Italia di un corpo fatto a pezzi. Una cosa religiosa, una ricomposizione, è un'idea veramente visionaria e carnale. Solo degli spiriti immensi potevano dire facciamo l'Italia, nessuno. Ve lo ricordate che Metternich diceva era un'espressione geografica, niente, tutti venivano a prendere le cose più belle del mondo, tutti a pigliare qua, tutti a prendere, tutti stranieri. Allora, stringiamci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, stringiamci. C'è un'elisione a coorte, non stringiamoci a corte, ma stringiamci a coorte. La coorte era la decima parte della legione romana, erano 600 fanti, erano 6.000 in tutto, erano negli anni 10 coorti di 600 fanti, ed era una disposizione, faceva una paura all'esercito romano quando si vedeva che nessuno al mondo, lo ripeto, ha mai fatto paura, come si dice nella Bibbia, quando ci sei bella come esercito schierato, e i romani erano il più grande esercito del mondo, un'organizzazione che non potete sapere. Allora dice, stringiamoci a coorte, stiamo uniti, il motto di Morandi è tutti insieme, uniti, perché uniti non ci può vincere nessuno. Il motto dei romani era dividi et impera, per imperare dividevano, frazionavano e si pigliavano tutto. Quando sei unito è un po' più difficile, non gli riusciva, tornava indietro. Ecco, quello era la proprio, o gli Orazzi e i Curiazzi, perché gli Orazzi che erano romani e i Curiazzi di Alba Longa, come ha vinto l'Orazio? Li ha divisi tutti e tre, quando facevano lo spadaccino è rimasto un solo Orazio, e per vincere gli altri tre li ha divisi, correva e ne pigliava uno per volta. Se dividi vinci, se sei unito non vinci mai. Allora, e dice, secondo verso, state a vedere, dice, noi siamo da secoli, questi non li conosce nessuno, li sentite, ma è il vostro inno, è il nostro inno. Fa piacere sapere sto ragazzo che è morto per noi che ha scritto, no? Allora, noi siamo da secoli calpesti, derisi, non c'è bisogno di spiegarlo, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Lo capisce un bambino, sentite la bellezza. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme di fonderci insieme, già allora suonò, semplicissimo. Allora, sentite, raccolgaci un'unica bandiera, facciamo sta bandiera, prima c'era la coccarda azzurra, no, de Savoia, ma non c'era la bandiera c'era già prima, e Mazzini, che fonda Giovine Italia, un tipo, ma Mazzini, sapete, emaciato, torvo, tutto sofferente, un personaggio memorabile, un cervello immenso, sapete che un'altra volta Metternich stesso, che era in Austria, fece tutto il congresso di Vienna, uno che ha deciso le sorti della storia, ha lasciato scritto: io ho incontrato sultani, zar, imperatori, principi, re, e li ho bloccati tutti, solo con una persona non mi è riuscito a fare niente, un italiano, facondo come l'uragano, instancabile come un innamorato. Il suo nome è Giuseppe Mazzini, l'unico nel mondo, che era proprio il più cervello. Questo Mazzini ha fondato la Giovine Italia con le idee repubblicane, ci ha dato proprio il nostro avvenire. Se siamo qui, che si può festeggiare l'unità d'Italia, è talmente bella che permette pure che qualcuno dica non la festeggio, è libero. Pensate che libertà che dà, memorabile, memorabile. Abbiamo vinto, quella è la cosa, abbiamo vinto. Guardate che quando stiamo a parlare di storia, di sciocchezze, Winston Churchill, uno dei miei personaggi preferiti, che ci ha liberato dal nazismo. Dal nazismo, sapete che è il nazismo? Ci sono dei nostalgici anche di quello, non potete sapere la follia umana dove arriva. Quando lui, che ha liberato il mondo, è lui proprio l'anima, veramente il Cavour di quel periodo immenso, no? Quando andò alle elezioni in Inghilterra, dopo aver vinto la guerra, aver salvato il mondo col nazismo, perse alle elezioni, e sua moglie perse con i laburisti, e sua moglie, glielo annunciò lei la mattina mentre lui si faceva la barba, e gli disse:
abbiamo perso. E Cersei, si sapete cosa gli rispose a sua moglie? No, abbiamo vinto. Ci siamo battuti per questo, cioè anche per perdere. Ci era battuto anche per fare le elezioni, perché il popolo potesse scegliere, e quindi aveva vinto anche perdendo. Pensate alla grandezza. Gli rispose, abbiamo vinto. È una cosa memorabile. Allora, la nostra bandiera, vi dirò una cosa che magari qualcuno di voi non sa. Sapete da dove viene? Come la nostra lingua, che il dialetto è bello, per carità, si può fare delle canzoni napoletane che sono patrimonio dell'umanità. Non ci sono più belle del mondo delle canzoni. Io sto lì a guardarle, mi ignudo, mi spoglio, mangio gli spartiti, mangio dalla bellezza. Alcune sono davvero, sembra leopardi quelli, sembrano delle cose memorabili di bellezza. Ecco, le canzoni, una poesia d'amore, una cosa su un dolore, si può scrivere anche in dialetto e sono memorabili. Ma nel dialetto non si può scrivere la critica della ragion pura, l'estetica di Croce, non si può scrivere la Divina Commedia, non si può, perché fa ridere, il pensiero non va oltre. Allora ci vuole una lingua che unisca, e c'è stato questi nostri, volevo dire, da Dante, Petrarca, ma non so, che ha preso da tutta l'Italia, ha donato la vita, e questa lingua che ci manca tanto, è la cosa proprio più profonda, che è la nostra identità più profonda, senza lingua proprio, meglio che ci levino tutto il mondo, ma la lingua no, il suono che si sente è una cosa chissà dove va a finire, in quale profondità della nostra anima che siamo. E questa lingua, diciamo, ecco, volevo dire, i poeti sono stati che hanno dato questo desiderio, questo sentimento, inventando i sentimenti, e la bandiera venne scelta da Mazzini, da un verso di Dante Alighieri, come al solito, che nel trentesimo del Purgatorio, l'apparizione di Beatrice, quando appare Beatrice, dice: sovracandido vel, cinta d'uliva, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Volevo dire, fa impressione, perché arriva Beatrice con degli angeli che buttano dei fiori in una nuvola di fiori, che va dentro e fuori del carro dove arriva, e arriva vestita sopra un candido vel bianco, cinta d'uliva, la sapienza, pensate la bellezza, cinta d'uliva. Di verde, vestita di color di fiamma viva, il rosso. Allora, questi tre colori, tutti questi colori, sovracandido vel, cinta d'oliva, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Sì, c'è la bellezza, allora si può mettere certo Mameli con Dante. E Mazzini ha scelto questi tre colori, era già la bandiera nel 1830, quando faceva la Giovine Italia, decise di fare questa bandiera con questi tre colori. Quindi la nostra bandiera viene da Dante Alighieri, trovate un altro popolo che ha i colori del poeta più grande del mondo, già là, anche la bandiera è memorabile. Vogliategli bene a quella bandiera, che è una cosa memorabile, ma che è una cosa di bellezza, ma lasciatela stare. E poi un altro verso: uniamoci, amiamoci, l'unione e l'amore, sentite quante volte ribatte sull'unione e l'amore. L'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Queste proprio sono l'idea un po' del Gioberti, il cattolicesimo e il liberalismo insieme, no? Uniamoci, amiamoci, l'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio, chi vincerci può? Quel per Dio è come dire pur Dio, porca miseria, no, uniti